Carissimi utenti, buongiorno, si parte qui collegati da Sant'Angelo all'Esca nell'Irpinia, a Sant'Angelo all'Esca nel cuore dell'Irpinia. Montemiletto Team Runners e l'associazione Creativamente hanno organizzato la Creme Sportiva seconda edizione dal titolo Corre tra le terre di Bacco. Ricordiamo che qui è la terra del vino, quindi davvero gli atleti podisti correranno tra le campagne, tra le viti. Ecco intanto un'altra immagine sempre dall'alto dove vedete i podisti attraversare in fondo, come potete vedere alle immagini, il panorama di Sant'Angelo all'Esca. Tante le società podistiche partecipanti della Montemiletto Team Runners, Isaura Valle del Lino, Carmax Calamaldolese, ASD Irpinia Italia, Movimento Sportivo Bartolo Longo, poi abbiamo altre società provenienti anche da Beneventano, Amatori Podismo Benevento, Rancard Filald, Mezza Maratona Staffetta, Santa Croce Comiziano, ricordiamo, Gruppo Sportivo, poi abbiamo la società anche di Telese Terme, che poi vedremo nelle immagini, la Road Runners Maddaloni, poi abbiamo, e intanto carissimi utenti, abbiamo, qui siamo in campagna, come si evince dalle immagini, ed ecco nelle immagini, carissimi utenti, in prima posizione, ecco Carmine Luce dell'Isaura Valle del Lirno, che è in prima posizione, segue appunto Armando Ruggiero della Carmax Camaldolese. Carmax Camaldolese è una società di campagna nel Salernitano, quindi tra poco arriveranno altri atleti, siamo pronti praticamente a descrivere ciò che avviene. Intanto ecco la panoramica dove i podisti stanno attraversando i vigneti e le viti di Sant'Angelo all'Esca, come si evince dalle immagini, davvero un successo. Intanto sta per arrivare Andrea Ferriero della Lions Valle Ufita, poi abbiamo Angelo Di Pietro, Irpinia Italia, nelle immagini è passato come terza posizione Zito dopo Carmine Luce e Armando Ruggiero. Abbiamo in questo momento il passaggio Domenico Manganiello e Almerico Maiella, rispettivamente Movimento Sportivo Bartolo Longo e Almerico Maiella invece Montemiletto Team Runners. Intanto una panoramica sulle viti di Sant'Angelo all'Esca, vedete davvero eccezionale questo panorama, i podisti stanno attraversando il paesaggio tra le viti di Sant'Angelo all'Esca, le viti che rappresentano la produzione, il patrimonio di Sant'Angelo all'Esca. Intanto Renzo Covuccia della Roma Road R Club, abbiamo della Sala Cilo Montemiletto Team Runners, Carpenito Angelo Montemiletto Team Runners, Pietro Carpenito Montemiletto Team Runners, Carmine Costabile Avellino Runner, e quindi alla fine davvero un successo di questa kermesse, che abbiamo anche Emilio Luce, Atletica Isaura Valle del Lino. Questa kermesse che ha offerto tantissimi spunti e tante occasioni per vivere la natura. Carmine Luce al comando, Isaura Valle del Lirno, e Armando Ruggiero lo segue della Carmax Camaldolese, due società della provincia di Salerno. Francesco Zito, terza posizione, Montemiletto di Runners, poi abbiamo Domenico Mantaganiello, Movimento Bartolo Longo, Di Pietro, Irpinia Italia, segue in più Prisco Guerra, Lions Valle Ufita, lo segue Giovanni Giordano della Montemiletto Team Runners. Ecco Alessandro De Cicco, Telesia Running Team, segue successivamente Ferriero, Lions Valle Ufita, è la volta di Covuccia, Roma Road R Club, Mancaniello, Bartolo Longo, della Sala, Montemiletto Team Runners, Carpenito Angelo, Montemiletto Team Runners, Lembo, Montemiletto Team Runners, Pietro Carpenito, Montemiletto Team Runners, e poi abbiamo l'ultimo di questa fila, poi ce ne sono altri atleti, Luce Emilio, Isaura, Valle del Lino, eccolo nelle immagini. Intanto davvero un panorama stupendo, siamo su un altro versante, ecco nelle immagini altri atleti che stanno scendendo, sta arrivando in bimbo della Montemiletto Team Runners, lo segue Di Prisco, Lions Valle Ufita, abbiamo Romano, Isaura Valle del Lirno, poi abbiamo in fondo Gesa, Lions Valle Ufita, Manzi, Lions Valle Ufita, Cardillo, Lions Valle Ufita, Rocco Giuseppe, Irpini Italia, Pallini, Lions Valle Ufita, Fagiano Vincenzo, Carmax Camaldolese, scusatemi,
Ecco che ci sono le prime donne in posizione tedesca, Amatori Ipotismo Benevento, Venezia, Montepiletto Team Runners, poi c'è Penta, Valvetti, Caso, Scelza, Beatrice. Davvero una gara stupenda tra salite e discese, una gara molto dura, abbastanza dura, e l'unica cosa che volevo dire è che in pratica davvero è esaltante questo. Ecco appunto Ego Rofa della Roadrunners Maddaloni. Intanto altri atleti abbiamo appunto Picariello, Avellino Runner, Genoa, Lions Valle Ufita, Guastaferro, Lions Valle Ufita, Cerungolo, Genoa, Silano, Momento di Runners, abbiamo Lombardi, in più Sorrentini, D'Ambrosio, Marotta, Locchiatto, Scelza, Pierni, quindi Carucci e Tessa, tutti atleti che in questo momento stanno scendendo, diciamo che qui in questa posizione si realizzano due giri, pertanto adesso troveremo il primo di nuovo in azione su questa strada, quindi davvero una ben organizzata la gara podistica che ha avuto comunque straordinario successo grazie all'impegno e soprattutto alla mente degli organizzatori, che ecco appunto Marotta, come dicevo, sta scendendo poi Scelza, Pierni, Carucci e Tessa. Eccoli nelle immagini che terminano questa fila. Ci salutano, grazie del saluto. Tessa mi sembra che sia l'ultima. Eccola nelle immagini. Davvero Sant'Angelo all'Esca. In effetti è un comune dove si può correre, è straordinaria, è straordinario, scusatemi, il circuito dove si può correre anche tra la natura, davvero un paesaggio ambientale affascinante, molto pulito, ricco di ossigeno. Intanto qui dovrebbe passare il primo podista che ha effettuato già il primo giro, quindi sta effettuando il secondo giro. Tra pochi minuti, tra pochi secondi, tra pochi attimi giungerebbe il primo podista in prima posizione. Dobbiamo identificare chi è e quindi ecco che sono gli ultimi. Gli ultimi atleti e intanto ecco appunto Carmine Luce nelle immagini in prima posizione a pochi passi dal traguardo. Ecco Carmine Luce che taglia il traguardo e vince questa gara di Sant'Angelo all'Esca dell'Atletica Isaura Valle dell'Irno. Sta per raggiungere il traguardo Armando Ruggiero della Carmax Maldolese, seconda posizione per lui con un tempo di 32 minuti 14:06. Poi abbiamo, è la volta di Francesco Zito, Montepiletto Team Runners, Giovanni Giordano, Montepiletto Team Runners, Prisco Guerra, Lions Valle Ufita. È la volta di Alessandro De Cicco, Telesia Running Team. E giunge in più Fagiano Leandro, Carmax Camaldolese. Enzo Covuccia dovrebbe arrivare in questo momento e Angelo Di Pietro, rispettivamente Roma Road R Club, Irpinia Italia. Ecco appunto Almerigo Maiella, è la volta di Andrea Ferriero, poi Domenico Mancanello e Ciro Della Sala. Ed ecco Enrico Lembo col numero 234, in realtà della Montemiletto Team Runners nelle immagini. Angelo Carpenito della Montemiletto Team Runners sta per tagliare anche lui il traguardo, ottima posizione anche per lui. Pietro Carpenito sta per tagliare il traguardo della Montemiletto Team Runners, molti atleti della Montemiletto Team Runners presenti qui a Sant'Angelo. Ed ecco Giuseppe Romano dell'Atletica Isaura Valle dell'Irno. A seguire abbiamo Antonio Di Prisco, Lions Valle Ufita. E poi Rocco Giuseppe, ecco le immagini che taglia anche lui il traguardo. Davvero un'iniziativa straordinaria collegata all'arte.
Ecco, davvero un caso raro, una manifestazione podistica collegata all'arte, segno di grande cultura. E intanto stanno arrivando appunto nelle immagini, abbiamo Manzi, Gesa in Bimbo, Pallini, Montemiletto, Team Runners e Lions Valle Ufita. Ed ecco la prima donna, carissimi utenti, nelle immagini, tedesco Emma. Amatori Podismo Benevento. Poi abbiamo appunto Gianvito, Palvetti, Genoa, e dovrebbe arrivare la seconda donna in... Eccola nelle immagini, si tratta di Venezia Maria Lisa, seguita da Gursan Parente e Giorgia Caterina della Podistica Pollese, Venezia Maria Lisa e della Montemiletto Team Runners. Si continua con gli arrivi, arriva Penta Raffaele Martino, Vincenzo Faggiano. Poi abbiamo Gerardo Genoa, Salvatore Silano, eccolo le immagini, dietro di lui Massimo Esposito, poi abbiamo appunto Raffaele Picariello, Pasquale Guastaferro, Olimpio Miano, e dovrebbe arrivare anche un'altra donna. Abbiamo Olimpio Miano, ecco le immagini. Poi abbiamo alla fine Ego Rofa e Caterina, Roadrunner Maddaloni. Segue Michele D'Ambrosio. In più Maria Rita Tucci, Lions Valle Ufita, Gerardo Caso, Irpinia Italia. Mastro 5 Giovanni, Giuseppe Cerundolo e infine Marika D'Amore, un'altra donna al traguardo. Davvero una grande kermesse sportiva che ha visto protagonista tantissimi atleti e che ha dato luce di nuovo a questa seconda edizione per porre in essere l'importanza della vite a Sant'Angelo all'Isca, la vita che rappresenta la produzione per questo comune, e quindi davvero un successo straordinario della kermesse sportiva, che è stata molto affascinante, in quanto ricordo bisognava prima scendere, poi fare due giri e risalire due volte, quindi abbastanza non dolce come gara, non una gara di velocità, ma una gara mista, e quindi alla fine l'hanno spuntata i due atleti delle società salernitane, Carmine Luce, Atletica Isaura Valle del Lirno, la provincia di Salerno, e Ruggero Armando della Carmax Camaldolese. Un successo straordinario anche all'impeccabile organizzazione da parte dell'associazione Creativamente, che ha saputo ben gestire l'evento in tutte le sue parti. E poi, tra l'altro, ricordo anche i premi. I premi sono stati eccellenti, davvero dei premi bellissimi, che hanno posto in essere la qualità artistica di chi ha prodotto quei premi. E diciamo che in effetti la presenza femminile è stata costante. Quindi in realtà ha dato luce anche, ecco, Calò Debora della Lions Valle Ufita, e sta per arrivare anche Alloggio Monia, Panza Rosa. Sono le tante donne che hanno partecipato a questa gara podistica a Sant'Angelo all'Esca, un comune molto bello, tra vicoli, portali, scalinate, davvero stupendo e straordinario. Siamo con Ruggero della Carmax Camaldolese, davvero un secondo posto meritato. Sì, sono venuto a fare un buon allenamento qui che, nonostante il percorso collinare, è comunque molto buono e molto allenante per
in vista di altre gare, ecco. Ho trovato anche Carmine che ha corso veramente bene e insomma siamo stati insieme fino al 5 e poi ha preso un pochettino più largo. Ho accusato ancora un po' di stanchezza dato che ho partecipato una decina di giorni fa, una mezza, quindi sto un po' carico, insomma sono un po' stanco perché magari altre volte sono arrivato anche avanti, però un buon, poi mi piace vedere questi posti così un po' interessante. Questi paesini, mi piace girare, non sempre, però mi piace fare anche delle gare di più interessanti. Ecco, quello che ho notato è che la vostra società, la Carmax Camaldolese, è davvero è una società molto in crescita. La nostra società si è rinforzata molto, diciamo, negli ultimi anni e fanno parte, diciamo, degli atleti di ottimo livello, di livello assoluto, che diciamo ci rappresentano spesso in gare anche più importanti, Iannone, Nigro e anche altri che comunque sono di un altro livello rispetto alla media. E più delle volte nelle gare podistiche riusciamo a vincere. Ecco. Grazie. Siamo qui con Tedesco, amatori podismo Benevento, la prima delle donne classificata qui a Sant'Angelo all'Esca in Irpinia. Ecco, com'è stata la gara? È stata una gara faticosa ma molto interessante, con cambi di direzione e anche di altura. E non le solite gare pianeggianti, faticosa. Posso essere soddisfatta perché il paesaggio è stato ammirevole e come ogni volta che tagliamo un traguardo, anche stavolta siamo soddisfatti di tutto quello che abbiamo potuto ammirare in questa zona. Bene, ecco, secondo te giustamente meriti questa posizione. Dove hai capito che tu potevi vincere la gara? E vabbè, proprio nell'ultimo chilometro e mezzo, perché davanti a me ho avuto una ragazza, la seconda classificata, che mi ha tenuto testa alla grande, e l'ultimo chilometro e mezzo sono riuscita a superarla, per cui poi nel continuare a correre era dietro di me a circa 200 metri, però poi mi sono resa conto che ce l'avevo fatta anche stavolta ad arrivare al traguardo. Venezia, seconda classificata della Montemiletto Team Runners, sei soddisfatta? Assolutamente sì, è stata una bella esperienza e un percorso abbastanza duro e impegnativo e felice di questo secondo posto. Com'è stato il tragitto? È stato lungo e un po' faticoso. Ecco, secondo te sembrava così dall'inizio oppure te lo aspettavi? Sì, sì, me l'aspettavo perché salite e discese, diciamo, me l'aspettavo, insomma, sì. Siamo qui con il presidente Carpinella Angelico, presidente dell'associazione Creativamente, davvero un successo di questa kermesse sportiva. Sono intervenuti i tantissimi podisti che hanno dato gran forza a questa manifestazione che continua ad avere successo, prego. Allora, questa è la seconda manifestazione che facciamo correre tra le terre di Bacco, perché intendiamo poi valorizzare il nostro prodotto principale, qual è il vino aglianico del Taurasi. E quindi è una corsa che si svolge tra i vigneti e poi arriva in paese. Non sono contentissimo della partecipazione di tutti gli atleti e li voglio ringraziare, come voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla manifestazione, tra cui l'amministrazione che si è messa a completa disposizione, il tecnico, l'architetto Riccio che ha collaborato e tutto il nostro direttivo e i soci di Creativamente che si sono impegnati da circa un mese per poter far sì che la manifestazione andasse a buon fine. Hanno dato di tutto e di più, hanno dato l'anima. Quindi intendo ringraziare, poi ringrazio anche tutti gli sponsor, perché poi senza di loro è difficile che un'associazione senza scopo di lucro possa fare qualcosa, perché purtroppo c'è bisogno sempre di prodotti e roba varia. Quindi ringraziamo anche tutti gli sponsor e speriamo che il prossimo anno si riesca a fare una manifestazione ancora migliore, perché noi cercheremo sempre di migliorare anno per anno e quindi anche con l'esperienza pregressa, quindi riusciamo a... Ecco, io ho ripreso col drone quando gli atleti percorrevano le campagne, c'è stato un tratto dove praticamente è stata fatta questa ripresa, davvero molto interessante, affascinante, quindi si mette in evidenza anche la vostra campagna. Sì, perché ci sono molti vigneti che poi ogni anno aumentano di numero, perché il Taurasi è uno dei grandi vini, tra parentesi la provincia di Avellino, non voglio sbagliarmi, ma è una delle uniche province italiane che ha tre DOCG,
il Fiano di Lapio, di Avellino, il Greco di Tufo e l'Aglianico di Taurasi, quindi noi cerchiamo di valorizzare e stanno aumentando, quindi con un vantaggio anche per il territorio, finalmente che c'è più occupazione, più ricchezza e più turismo. Quindi è noi. Bene, intanto qui è tutto, c'è anche il buffet, carissimi utenti, come si evince dall'immagine avete preparato tutto, è tutto pieno, vero? Sì, 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 è chiaro, c'è un ottimo buffet, anche perché vogliamo dimostrare la nostra accoglienza, la nostra terra è una terra, di accoglienza, e naturalmente ringraziamo ancora le signore che si sono occupate, che hanno preparato il buffet, che hanno lavorato in cucina, che di tutto e di più hanno fatto, insomma. Ecco, infatti sono presenti tutti i collaboratori, compresa anche, diciamo, l'associazione, vedete nelle immagini tutte le competenti per quanto concerne il settore cucina. Cucina, perfetto, e quindi speriamo che di chiudere in bellezza con un buon pranzo, cioè con un buon buffet e con un ottimo vino di Taurasi. Bene. Ecco, vogliamo un poco illustrare un po' i premi. Il primo premio donne è un quadro della pittrice Ricciardi, che ha vinto anche un premio nella nostra estemporanea di pittura che abbiamo fatto a settembre-ottobre. Ecco, all'artista, cosa vuole interpretare? È stato un piacere per me innanzitutto partecipare a questa estemporanea di quest'estate. Ho voluto interpretare un poco le cose di questo paese, praticamente il lavoro che si fa con gli operai, il vino, le api, la parella che camminano nei vicoletti e la chiesa che a me è piaciuta tantissimo. Cioè praticamente le azioni del paese, contadine, diciamo, i mestieri contadini del paese. Beh, poi abbiamo altri premi. Allora, il primo premio che è una scultura in ferro dell'artista Ferrante Vito di Luogosano, che ci ha fatto dono di questa bellissima scultura di questo ottimo artista, e quindi abbiamo dato. Poi ci sono gli altri premi, le cassette di vini con i nostri vini Doc G, quindi il Fiano di Avellino, il Rosso di Taurasi e il Bianco poi del Greco di Tufo. Quindi diamo tutti questi premi a tutti i partecipanti, anche perché lo meritano, insomma, hanno fatto un gran bel lavoro, insomma, anche gli atleti bisogna onorarli perché lo meritano. Sindaco di Sant'Angelo all'Esca, sindaco Iannuzzo, nelle immagini alle sue spalle i premi, vedete c'è anche la coppa del primo classificato donne, c'è il premio artistico, ecco sindaco, davvero l'associazione culturale creativamente si è impegnata al massimo per poter realizzare questa kermesse sportiva di grosse dimensioni. Sì, sicuramente, già siamo alla seconda edizione e io li ringrazio molto perché veramente si impegnano e promuovono sicuramente il nostro territorio. Quest'anno abbiamo fatto ancora meglio, c'è una sinergia tra tutte le organizzazioni qui a Sant'Angelo, loro sono i primi più attivi, infatti si impegnano anche in altre iniziative, poi in collaborazione anche con noi dell'amministrazione e facciamo il possibile, però senza di loro tutto questo sarebbe impossibile da realizzare, e anche con la disponibilità delle altre associazioni, come ad esempio qui in questo luogo storico dell'associazione dei fanti e combattenti, che mette sempre a disposizione i locali e tutto quello che si può dare e offrire al paese. Sono stati anche bravi a recuperare tutti questi doni, infatti questo è frutto della loro iniziativa e capacità proprio di attrarre anche gli artisti e i produttori della zona che offrono questi prodotti del territorio. Infatti, per me opere d'arte, infatti gli amici artisti che fanno queste sculture molto molto belle e importanti proprio per rappresentare il nostro territorio. Lì è un quadro dell'ultima mostra che è stata organizzata qui a Sant'Angelo, è stata ripresa una tradizione storica proprio del nostro paese, quella di invitare pittori e a rappresentare delle piccole fotografie proprio ai scorci del nostro paese, del nostro paesaggio. E infatti è uno dei premi che verrà dato a tutti questi atleti. Bene, ringraziamo il sindaco Iannuzzo, grazie all'attenzione su telesport.name e communicationprogram.tv. Con l'artista Gaetano Branca, lui ha realizzato la coppa del primo classificato, davvero molto bella, con colori bianco
e bordi celesti, un po' mista. Ecco, davvero un'iniziativa importante, ma soprattutto ci sono dei premi di carattere artigianale, di carattere artistico. Ecco, spieghiamo un attimo la coppa. Salve, buongiorno. Niente, è un manufatto fatto di argilla, la base, argilla rossa, e poi è stato cotto una volta, poi abbiamo smaltato, decorato e tornato a infornare. Abbiamo un po' scritto chi ha organizzato questo evento, l'Associazione Culturale Creativamente, che ringrazio. Primo classificato, sezione donna, questa è la seconda edizione, gara podistica, correre tra le terre di Bacco, 1 novembre 2019. Ecco, tutto il materiale è tutto di argilla, tutta la tutto fatto da me, sì argilla. Ecco, ricordo che in fatto effetti attorno, ecco. Esatto, Branca praticamente davvero fa da anni questo mestiere, vero? Una ventina d'anni, sono una ventina di anni che ho inventato questo mestiere qua in Irpina, nel territorio nostro, e riesce molto bene. Ci difendiamo, non riesco bene, devi stare sempre a creare, a non distrarti, a essere sempre concentrato, capito? Ogni distrazione ti porta un passo indietro, invece se uno si concentra realmente sul lavoro, sul sacrificio, i risultati prima o poi vengono. Ecco, questa è importante, questa gara, perché mette in evidenza tutto ciò che hanno fatto gli artisti. Secondo te ritieni che in effetti l'obiettivo dell'associazione Creativamente è stato un obiettivo non solo sportivo, ma legato all'arte? Ma penso di sì, soprattutto non legato all'arte, secondo me all'identità, all'appartenenza di un nostro territorio ricco di risorse, non so, come vediamo il vino, il ferro, l'amico Vito Ferrante, il ferro, come vediamo, non so, i salumi, i torroni, nel senso tutti i prodotti made Italy, nel senso si può dire, nel senso nascono tutti qua, l'olio, tutti qua, tutti in Irpinia, ecco. E noi, penso, secondo me, non abbiamo niente, non siamo inferiori, penso, non voglio essere orgoglioso di questa nostra terra, però non siamo da meno, penso, a nessuno, ecco, secondo me. Se viene un po' dirottata la politica sulle cose nostre di appartenenza, come l'olio, il vino, non so, la ceramica, il ferro, penso io che ci sarà un futuro, non dico migliore, ma di più. Ringraziamo Branca, grazie all'attenzione su telesport.net e Communication Program. Gli studenti sono qui proprio con il maestro Vito, che ha realizzato questa davvero un'opera straordinaria. Buongiorno, sono contento di partecipare con le mie opere alle manifestazioni organizzate qui a Sant'Angelo d'Allesca dai miei amici, perché meritano supporto, perché si impegnano moltissimo per il territorio. Ecco, questa che opera è? E rappresenta un corridore che corre tra i vigneti, che sono, diciamo, l'attività principale, ormai è diventata una risorsa per il territorio, la coltivazione della vite, quindi dell'aglianico e del taurasi soprattutto, e quindi cerchiamo di valorizzare al massimo questo prodotto che ci fa conoscere un poco più ampiamente, diciamo, nel mondo, speriamo. Ecco, vedete che c'è la vite con le foglie autunnali, questo è il periodo autunnale. Sì. Quindi è davvero il materiale, che materiale è? Io in genere uso materie di riciclo, quindi lamiere, spezzi di ferro, perché mi piace molto aiutare un poco la terra, il pianeta, quindi aiutandola con un giusto riciclaggio dei materiali si dà anche una grande forza all'ambiente. Grazie. Il prossimo posto è Natalia Sanatore, Lions Valle Upita. Rosa Panza, Lions Valle Upita, rosa. Al 13° posto è Monia Alloggio.
Emilia Pirni, la Rino Run. Fino a questa settimana. Pure per le foto. Allora dobbiamo cominciare dalla sedicesima a scalare. Adesso arriva. 16, 15, 14, 13. Adesso arriva il primo pezzo. Allora, al decimo posto Michele Inglese, che già ha ritirato, al nono posto Maria Tessa, che ha ritirato, ottavo posto per Antonella Carucci. Fatta, ah, è fatto, guarda. La prima è questa. A me non mi piace. Antonella Carucci. Sono 30. Mamma, la foto. Settimo posto per Antonietta Lombardi. Antonietta Laura Valle del Lino. Sesto posto per Marica D'Amore, Santa Croce Comiziana, lei è Pina. No, sesto. Al quinto posto Maria Rita Tucci, Lions Valle Ufita. Quarto posto, Roadrunners Maddaloni per Ekaterina Egorova. Scusate, ci sta. E adesso cominciamo con il podio, le prime tre assolute. Al terzo posto della podistica pollese, Giorgia Caterina Parente Cussang. Giorgia, guarda! Splendido cesto, naturalmente tutti i prodotti tipici. Okay. C'è anche il piatto in ceramica, quindi però premi di grande valore, grazie naturalmente a tutti gli sponsor. Franca Terra, il piatto in ceramica. Bravo. Secondo posto per Maria Lisa Venezia, Monte Diretto Team Runners. Brava. No, cesto più piatto in ceramica. Che facile, che facile. Giorgia, allora la prima anche un splendido quadro è la signora Ricciardi, che è stata anche l'artista che ha realizzato il quadro, a premiare la prima donna, che è Emma Tedesco della Podismo Benevento. C'è anche naturalmente il sindaco a premiare, il presidente dell'associazione culturale Creativamente a premiare, l'artista Franca Terra, che naturalmente ringraziamo per le opere in ceramica, il presidente della nostra associazione. Grazie. Brave. Per l'ampio servizio. Bravissime.
10. Mi hanno messo in minoranza. Fatti fare la foto qua. Da 20 a 3. È troppo. Te ne sfogo. Ci allarghiamo. Dov'è? È troppo da 20. 19 posto per 10. Antonio Di Brisco. Lions Valle Ufita. Partito 20. Sì. 18 posto Giuseppe Romano, Isaura, Valle dell'Irno. Perfetto. Presidente dell'associazione a premiare. Al 17 posto Pietro Carpenito. Chi è? Pietro, dove sei? Vieni, Pietro, vieni. Pietro, organizzatore dell'evento insieme. L'associazione che allora. 16° posto per Luce Emilio. Si fa la mezza bottiglia di vino, non lo so. 15° posto per Angelo Carpenito. Vai. Ecco mai la finita. Angelo pure sta mangiando. 14° posto per il dottor Enrico Lembo. Bravo! Enrico! Tra qualche mese supererà anche il fratello, Vincenzo. È fisso della vista. Tutto sperato. È fisso della vista. Sta quanti anni? Ciro della sala per il 13° posto. Colonnello! Colonnello! Dodicesimo posto per Domenico Manganello. Continuiamo con il decimo assoluto, Alberico Maiella. Che abbia la testa. Nono assoluto, Angelo Di Pietro, il Pini Italia. Bravo! Scusate come a me, sta massissimo. È stato tagliato. Continuiamo con l'ottavo posto di Renzo Concia. Settimo posto per Leandro Fagiano. Vai Leandro. Sesto posto per Alessandro De Cicco. Quarto. Quinto posto per Prisco Guerra. Bravo! Grande Prisco. Terzo posto Giordano. Quarto posto Giovanni Giordano. Grazie Giovanni. È un signore. E il Vincenzo per lui. Accendevi un po'! Azzeccatevi, azzeccatevi! Più stretti, più stretti!
Giovanni. Il terzo classificato che ringraziamo, la rappresentante dell'Associazione Italiana Cultura e Sport, Laura. Eccola qua, grazie. Terzo classificato è Francesco Zito. Bravo! Questo è un premio importantissimo a rappresentare naturalmente questa terra. Bravo! Il presidente Angelico Carpinella a premiare Armando Ruggiero, Carmax, e a premiare il primo assoluto, il primo cittadino di Sant'Angelo. Realizzato dall'artista Vito Ferrante, davvero particolare questo momento. Bellissimo! Davvero un'opera bellissima, bellissima, che rappresenta naturalmente la vita con l'atleta, il movimento della corsa, quindi davvero un di Brothers. Vai Giuliano! Martino Penta, quarto, terzo posto per Raffaele Martino Penta, Raffaele, veramente una premiazione anche per te. Secondo posto per Mario Vermacchio. Vince la categoria Ettore Beatrice. Niente premi, ma pure la fotografia. Ecco i premi di categoria. Ok, potete andare. Categoria 60, quinto posto per Vincenzo Lugliatto, quarto posto per Antonio del Sordo, terzo posto per Pasquale Guastaferro, secondo posto per Vincenzo Fagiano e primo posto per Sergio Pallini. Secondo posto per Vittorio Sorrentini, vince Raffaele Gesa. Categoria 50, quinto posto Agostino De Maio,
Quarto posto, Domenico Morbido. Terzo posto, Paolo Cerrone. Secondo posto, Giuseppe Cerundolo. Vince Raffaele Pitarillo. Oh no, 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 no. No, 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 per Giorgio Cardillo. Vince Francesco Impimbo. Leonardo, un bel sorriso alla stampa. Guardatemi, guardatemi. Vito Genoa vince la categoria. Olè. Vito, sei solo. Che mangio per Mario. Categoria SM, Mario Scelza, quinto posto. Bollese. Terzo posto, Michele D'Ambrosio, Lions Valle Ufita. Secondo posto, Marco Palpetti. Vince la categoria il dottor Domenico Enrico. Marco, Marco. Bovino, che povera. Marco, la creativamente ha comunicato.